Buongiorno, oggi vlogghino, vlogghiamo un pochino, fa anche rima. E niente, vado a fare un giro a Torino, non so ancora cosa farò, non so se vado a vedere una mostra che mi interessava, non so se vado per negozi, però vi porto un po' con me. Devo ancora truccarmi, come si vede dalla mia splendida faccia appena sveglia più o meno. E niente, oggi è bello, una bella giornata di sole finalmente, finalmente, perché ci sono stati dei giorni veramente brutti di pioggia, di vento. Grigi, beh. Invece oggi c'è un bel sole, quindi si starà anche bene. E niente. Andiamo a fare questo bel giro e nulla. Ci vediamo dopo. Sul treno alla fine questo è stato l'outfit, scrunchie rosa, make up azzurro, il rossetto se n'è già andato perché ho mangiato e vabbè, va bene così, sono in alto, prendo sempre i posti in alto quando ci sono questi treni perché preferisco e nulla, ho dovuto già aspettare quasi un'ora, quindi che nervi, però vabbè, è così. Se voglio andare a Torino e viaggiare un po', vedere alcune cose, ci sono dei sacrifici da fare. Ci vediamo dopo. Questo è un posto particolare che ho visto passando quando andavo alle mie visite e si chiama OGR Torino. In pratica ci fanno alcuni eventi, mostre, ci sono ristoranti, bar ed è un posto molto frequentato dagli studenti universitari. Non so cosa sia, però io quando trovo queste cose un po' strane mi piace. E anche qua dietro mi piace. Adesso vorrei vedere se riesco tipo a entrarci. Vediamo. No, alla fine era solo un parcheggio, però secondo me dentro è figo. Adesso sto tornando indietro, siamo sotto al super grattacielo. Non so se si è visto, spero di sì. Questo è il grattacielo della San Paolo, fa caldissimo. Io non sono abituata a queste temperature, dove abito io è meno caldo e quindi è un disastro perché ovviamente fa caldissimo. Per fortuna che ho messo una felpa e non un maglione, un altro po'. E vabbè, adesso andiamo. Stacco perché sono sulla pista ciclabile. Questa è la stazione di Porta Susa, dove io prendo sempre i treni per andare e tornare praticamente. Bella grande, eh?
il posto in cui sono andata era lontanissimo e non c'erano mezzi, quindi adesso sono dovuta tornare tutto indietro e adesso prenderò un mezzo per andare in centro. Che palle, però mi sono già fatta tipo 2 km e non sembrava così lontano, invece era lontano. Ora aspettiamo l'autobus che ovviamente non arriva. E quanta pazienza oggi. Oh, finalmente in centro. Un po' di sano traffico. Questa è la conclusione del vlog. Sono tornata a casa stanchissima. Purtroppo abito troppo lontano da Torino, cioè per fare tutto quello che vorrei fare dovrei avere un punto a Torino, quindi una casa, un albergo, un qualcosa. E sarebbe tutto molto semplice, molto più comodo e molto meno stancante, perché è veramente un casino. Calcolate che io mi devo fare 60 km andare e 60 tornare, quindi sono tanti. Però ogni tanto ci sta, dai. E nulla, sono esattamente le 18:10. Sono a casa da un'oretta più o meno. Ho fatto un giro così, andato in qualche negozio, ne ho approfittato, visto che era una vita che non facevo la via dei negozi, ma veramente tanto, perché di solito boh, mi fermavo da Tiger e basta. Quindi sono andata anche in questa via qua, dei negozi, che sarebbe via Garibaldi, perché di Torino lo sa. E nulla, l'ho fatta tutta, quindi un bel pezzettone. Ho comprato alcune cose, ho comprato un paio di canottiere da Tezenis, che ve le farò poi vedere in un video haul, e qualcosina da Tiger, però devo dire che Tiger cioè, solo nelle feste fa cose belle, tipo Pasqua, Natale, Halloween. Adesso per esempio c'era la collezione sportiva e quella per le vacanze, tipo per il mare. Non mi piaceva tantissimo, cioè non mi serviva niente, quindi ho comprato veramente 2 cose che erano carine, mi servivano così. E nulla, ora a casa vado a struccarmi perché io un po' che non mi trucco, ultimamente mi trucco meno del solito, ecco. E quindi dopo, che ne so, una settimana che non mi trucco, 5 giorni che non mi trucco, appena mi trucco un po', anche se non sembra, ma ho messo tipo l'eyeliner, doppia dose di ombretto, eccetera, mi bruciano gli occhi dopo tanto tempo. Siccome ce l'ho su da stamattina, vado a struccarmi. Spero che il vlog, anche se non è niente di che, vi sia piaciuto. Come sempre, un bel like, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti. E noi ci vediamo, come sempre, al prossimo video. Ciao!